gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sono venuto a conoscenza di questo progetto grazie a un amico che mi ha fatto conoscere Benedetta e Leonardo Cappelli. Avevano avuto un'esperienza molto drammatica con la loro figlia che mi ha colpito e loro mi hanno parlato di Casa Marta, di questo progetto. E sono rimasto immediatamente appassionato perché era troppo bella la cosa, sapeva di buono. E non potevo non associare questa idea ai Lions. Ecco che mi è venuto in mente di contattare il nostro prossimo governatore, Alberto Caradori, e gli ho proposto questa cosa. È stato bellissimo perché Alberto, dopo 10 minuti, mi ha risposto dicendo: Paolo, grazie. Questa è l'idea giusta, questa è la cosa che noi come Lions toscani dobbiamo portare avanti con determinazione e convinzione nella prossima annata. Quando Paolo mi ha parlato di Casa Marta, la prima sensazione è stata in un certo senso di paura. Sentire parlare di ospice pediatrico, di cure palliative per bambini, ti immagini il dolore. E invece Casa Marta è un'istituzione altamente specializzata, è proprio una casa, un ambiente familiare che permette al bambino e alla sua famiglia di trascorrere con la migliore qualità della vita possibile il tempo che ha di fronte. E allora ho pensato subito che questo poteva essere il service dei Lions della Toscana per l'annata 2023-2024. Marta è un hospice pediatrico, una struttura sanitaria altamente specializzata destinata ad accogliere bambini con una diagnosi di non guaribilità e quindi con una patologia importante che attraversano un momento di grande fragilità e di grande difficoltà nel loro percorso di malattia. E quindi Casa Marta vuole essere quel luogo che assomigli più a una casa, ma che in realtà è una struttura sanitaria nella quale ci sono operatori sanitari, medici, nell'attesa di tornare a casa. Quindi noi lo pensiamo proprio come un momento di passaggio dall'ospedale al domicilio, dove il bambino spera possa tornare quando la famiglia è pronta, quando la famiglia è riuscita in qualche maniera a metabolizzare il percorso che hanno davanti. Un progetto sicuramente ambizioso, perché noi vogliamo in Casa Marta realizzare l'arredamento di 4 unità abitative e dotare di un montalettighe, quindi un progetto che supera i 160.000 euro. Progetto che noi contiamo di concludere grazie al supporto della nostra fondazione internazionale LCIF, ma anche con il contributo dei nostri 3.000 soci organizzati in 90 club della Toscana. Grazie alla loro iniziativa, alla loro capacità di coinvolgimento verso altri partner, verso aziende, verso imprenditori che vogliano condividere con noi questo importante progetto. Beh, sicuramente la prima difficoltà è la raccolta fondi, l'obiettivo è sicuramente molto ambizioso, noi vorremmo aprire nel 2024 e la raccolta fondi ha ancora bisogno di essere alimentata.
Poi abbiamo anche un'altra difficoltà, che è quella di arrivare un po' all'opinione pubblica, arrivare alla società, arrivare alle istituzioni per far capire a tutti l'importanza di questo luogo. Quindi l'hospice pediatrico è un luogo dove si va a vivere, non importa il tempo che resta da vivere, l'importante è come questo tempo viene vissuto. E quindi io ritengo che ogni società abbia il dovere di garantire un'eccellente qualità di vita anche in tutti quei casi in cui c'è una diagnosi di non guaribilità, quindi non si cura più la malattia, ma si cura la vita. I Lions sono bravi a sognare, ma i Lions sono anche e soprattutto bravi a realizzare i propri sogni. E noi questo sogno lo realizzeremo tutti insieme con i Lions della Toscana. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Signore e signori, benvenuti all'edizione 2024 di Lions Got Talent. Stasera tante stelle, comunque belle e comunque luminose, si esibiranno sul nostro palco e potranno farlo grazie al nostro condottiero di sempre. Un applauso per Alessandro Matteoli, in arte Spazialex. E che presentazione, che presentazione. Intanto mi hanno fregato perché qui c'è scritto due gelati, io ho chiesto limone e pistacchio e mi hanno dato due microfoni, quindi cominciamo subito. Allora, avete visto perché siamo qua, avete visto che il servizio è importante, Casa Marta, quindi intanto io farei un applauso a voi che siete stati parte di questa, fatevi veramente un applauso perché il pubblico è parte integrante di questa manifestazione, siamo tutti un po' tifosi di Casa Marta questa sera. Allora, io ho bisogno, qui subito accanto a me, del presidente del Lions Club Ponte della Valdera, Leonardo Mattolini. Allora, Leonardo, guardate che popò di presidente che abbiamo. Do subito al microfono, magari prima di parlare ti faccio un pochino di contorno con il presidente del Leo Club Pontedera, Rachele Falchi. Qua è un pochino più avanti, non siamo timidi. E poi in rappresentanza dell'amministrazione comunale abbiamo il primo cittadino, il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. Allora, le prime parole toccano al presidente, allora, poi a cascata aspettiamo. Sarò velocissimo per non rubare tempo a questa bellissima serata. Avete visto il video di Casa Marta? Vi posso assicurare che il racconto di Benedetta, che sarebbe la mamma di questo bambino che purtroppo non ce l'ha fatta, è stato molto più toccante. E da quell'impulso lì, mi ricordo che eravamo alla riunione a Viareggio, è nato questo spirito e questo tentativo di assecondare, di realizzare questo sogno che finalmente stasera potremo, grazie a voi e grazie all'organizzazione di tutti quelli che sono stati e si sono adoperati per la riuscita dello spettacolo, riusciremo a realizzare. Quindi un grazie sentito a tutti voi, a dimostrazione che quando ci si mette un impegno, che quando ci si mette un po' del nostro tempo a disposizione, quando ci mettiamo le nostre capacità fisiche, morali e economiche, si riesce a ottenere dei grossi risultati. Grazie e buona serata. Allora io passerei la parola, farei due parole anche alla laureata Rachele Falchi, della Forza Ileo. Buonasera a tutti, a nome di tutti i soci del Leo Club Pontedera vorrei ringraziarvi per la vostra numerosa presenza che ci ha permesso appunto di raggiungere un ottimo risultato per Casa Marta. Buon divertimento e buona serata.
E allora, e se siamo qui in questa splendida cornice del Teatro Era, è anche grazie all'amministrazione comunale che è sempre vicino a queste iniziative, e quindi Matteo, io però, prego, prego, io però mi devo togliere buonasera una soddisfazione, a tutti, mi devo togliere una soddisfazione, anch'io una volta mi voglio mettere la sciarpina, perché io... L'avevi portata anche in tinta? Buonasera a tutti, grazie a voi di essere qua, grazie all'Lions per questa iniziativa. Ogni anno ci troviamo qua per finanziare un progetto importante. Questo è un progetto particolare, è un tema che difficilmente se ne parla, no? Perché comunque quando si parla di hospice si parlano di strutture che ci accompagnano nell'ultimo tratto. È qui il valore bello di una serata di festa che cerca fondi perché l'ultimo tratto di strada di ognuno di noi possa avere ancora più dignità e ancora più quella familiarità, perché Casa Marta poi ha questo obiettivo, affinché le famiglie siano parte del percorso dei loro figli, e quindi insomma su questo penso che ci siano tanti e tanti motivi per cui non solo stasera ma nei prossimi mesi dobbiamo continuare a raccogliere sicuramente, fondi. Sicuramente. Sul nostro territorio stiamo lavorando per realizzare una struttura per gli adulti che accompagni comunque le persone. Casa Marta è un patrimonio non solo di Pontera della Valdera ma della Toscana, e quindi grazie a tutti per essere qua, la disponibilità della città, del teatro anche a prossime iniziative per continuare a raccogliere fondi, perché questo è davvero un progetto importante per tutti noi. Grazie. E ancora grazie all'amministrazione. Allora, io ora vi congederei, vi farei tornare ai vostri posti e mi levo la sciarpina, no? Perché solo Pieraccioni poteva fare le gag, no? Allora anch'io mi sono... Allora, io ho bisogno qui con me di Vanessa Signorini e di Cosimo Baldi. Qua! Allora... Perché, insomma, ormai sono una coppia di fatto, lo sapete, no? Mi dispiace per i rispettivi, ma lavorano... Lo sanno, sì. Si sono ormai rassegnati. Ecco, Parlo io? Parli te, anche perché, insomma, abbiamo un po' di storia, un pochino di storia da raccontare. Ormai molti di voi ci conoscono e questa è una magia che si ripete ormai da 9 anni. È la 9ª edizione e devo dire che... È sempre una grande emozione per tutti noi, per tutti i soci del nostro club, per i Leo, poter organizzare questo evento, perché è veramente un orgoglio. Poi quest'anno è particolarmente toccante. Il prossimo anno sarà il 10º anno. Cosimo è la mia... cioè io sono stata l'ideatrice, ma Cosimo è stato il mio braccio armato. È stato colui che poi rende possibile tutto quello che viene proiettato, le basi. È veramente un regista... io sono Amadeus e lui poi è il regista che è Fiorello, è Fiorello. Sembravano più Batman e Robin. Molto spesso ci chiedono: ma chi siete? Cosa fate voi Lions? Ma molto ci viene ripetuto che dove c'è un bisogno c'è un Lions. Ma bisogna far vedere anche che cosa facciamo noi Lions. E noi stasera speriamo di farvelo vedere facendovi trascorrere una bella serata in allegria. E soprattutto ringraziamo i nostri artisti, gli sponsor e voi che avete reso possibile un raggiungimento veramente bellissimo per questo risultato, e tutta la Toscana, tutti i Lions della Toscana, tutti insieme per Casa Marta. Io non voglio rubare tempo perché abbiamo una scaletta molto folta e speriamo che il format che abbiamo creato sia di vostro gradimento. Vi do soltanto 2 numeri, 28 sponsor, che non sono banali, 450 biglietti venduti come posti, e ci sono tante migliaia di euro, ora magari porta anche male, facciamo i conti bene, ve lo diremo alla fine, ma siamo oltre 10.000 euro di incasso netto per questo service della serata, quindi buon divertimento e andiamo avanti, forza! Grazie Vanessa, grazie Cosimo, resistete, perché insomma... Abbiamo fatto 7 edizioni ante pandemia e questa è la seconda post pandemia. Allora, però, questo è anche un concorso e quindi abbiamo bisogno della nostra giuria.
Allora, chiamo prima la giuria demoscopica, perché popolare non gli piaceva, quest'anno si sono inventati demoscopica. Il notaio Anna Gaudiano, eccola qua. Allora, quante edizioni hai fatto di... 9. Lei facciamo fare il notaio, perché lei di lavoro fa il... Dicono il notaio. Buonasera a tutti. In realtà è l'amante segreta di Marco Mengoni, io lo so. Ok, e vuoi dire qualcosa? Buon divertimento a tutti, grazie per essere qui. Con la vostra presenza, come è stato già detto, diamo un contributo importante al progetto Casa Mart, che è importantissimo per tutti noi. Grazie. Perfetto. Ora, non ti fa distrarre da Sinner che gioca ora, se la vedete col cellulare, siamo tutti un po'... Grazie Anna. Allora, rimani qua con me e chiamiamo anche Laura Spisni, Social Lions, past president dell'Lions. Buonasera a tutti. Allora, più vicino al microfono perché non si sente. Buonasera a tutti. Allora... L'anno scorso come presidente, quest'anno in giuria, qual è più difficile? Tutti e due. ha seguito tutte le prove, quindi sì, sarà... Mi è piaciuto seguirle perché volevo essere preparata, professionista studiare. E professionale in tutto. Purtroppo ragiono così. Comunque sono contenta, vi auguro una bella serata, gli artisti sono contenti, sono felici, sono disposti a salire sul palco, cosa che a volte non è facile, quindi buon divertimento. Ormai ce li spingiamo a forza. E Antonio Palumbo... Socio Leo, past presidente dei Leo. Quindi. Buonasera a tutti. Ah, che bel ragazzo, eh? Allora, vuoi dire due parole di Leo? Io faccio parte del Leo e ringrazio tutti per avermi concesso questo prestigio di essere in giuria questa sera e soprattutto vi auguro buona serata. Grazie a tutti. Perfetto, allora congediamo la giuria demoscopica, potete prendere posto e andiamo avanti con... La giuria tecnica, qui ora abbiamo, allora io leggerei il curriculum con accanto Cecilia Zaccagnini, così la conosciamo, allora è un po', diploma di laurea in pianoforte al Conservatorio Mascagni di Livorno, in didattica della musica presso il Conservatorio Puccini della Spezia, altri 4 master. Partecipa ad attività di formazione su musica e dislessia con l'Associazione Culturale e Teatrale del Teatro dell'Alambicco di Pisa, crea e dirige la sezione di canto corale finalizzata alla messa in scena del musical Aggiungi un posto a tavola, rappresentato dai più bei teatri della Toscana. Sempre con il Teatro dell'Alambicco compone le musiche e gli arrangiamenti corali della commedia musicale Perché no Pinocchio, dirige e arrangia le musiche al Teatro Augusteo di Napoli, musical Che Passione, compone le musiche per un altro lavoro teatrale del Teatro dell'Alambicco, La Serve di Jean Genet, con il quale riceve riconoscimenti e applausi per l'interpretazione come attrice e protagonista. E infine cura e dirige gli arrangiamenti del coro di 7 operette della Goliardia pisana, tradizionalmente messe in scena presso il Teatro Verdi di Pisa. Fa parte del corpo docenti del... Pagina dopo... Avevo detto di tagliare, ma è così. Del corso di formazione per operatori musicali della scuola dell'infanzia nella primaria musica bambina. Ok. Io ho tagliato, ma c'era un curriculum. Ascolta, la prossima volta metti un link su Wikipedia. Ecco, okay, perfetto. Ok, allora chiamiamo Fabrizio Corucci, l'altro membro della giuria tecnica. Ecco, abbiamo una giuria di un certo spessore, eh? Allora, ecco, io mi sono dato sullo spessore, ecco. Cantante lirico, attore, regista, autore e compositore. Scoperto e lanciato nel mondo dei musical dal grande regista Saverio Marconi, Compagnia dell'Arancia. Debutta con Frankenstein Junior accanto a Giampiero Ingrassia nei panni della creatura. Da lì in poi molti ruoli a lui affidati da grandi produzioni e registi, tra cui Pinocchio il grande musical, dove fa Mangiafuoco il direttore del circo. Se il tempo fosse un gambero, dove fa il diavolo,
Charlie e la fabbrica di cioccolato dove fa il signor Di Zalev. Non mi ha più detto ti amo al fianco della coppia Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Negli ultimi due anni, sino ad oggi, è protagonista come gatto filosofo nel celebre musical Cats al fianco di Malika Ayane, produzione del Teatro Sistina di Roma. È fondatore del progetto Radio Orchestra, con cui racconta la storia della radio a cavallo delle due guerre, dove la sua vocalità da grande maestro Carlo Meliciani, da cui ha preso le migliori tecniche per esprimere, e che riversa adesso come insegnante di canto ai suoi allievi. E oltretutto è da poco cittadino pontederese. Quindi vota a Pontedera, sindaco, se lo segni. Ecco, abbiamo raccattato un altro. Ok, allora... ho detto tutto? Perfetto. Prossimo anno mettiamo il QR code, lo inquadrate col cellulare e quindi ve lo leggete. Massimiliano Ciardi, vieni qua. Andiamo un pochino più avanti, che non so qui se siamo impallati. Buonasera a tutti. Ciardi, allora, si è avvicinato al mondo della danza sportiva sin da ragazzo, condividendo la propria passione per il ballo con atleti del calibro di Mirko e Stefano Gozzoli, frequentando nella stessa scuola di ballo in quella di Cascina. Nella sua carriera ha cambiato molte ballerine ed è cresciuto professionalmente in molteplici stili, dal latinoamericano alle danze standard, dal caraibico alle danze afro-latine. Ha preso parte a moltissime competizioni nazionali e internazionali, tra le quali il Dance Festival di Blackpool, il German Open Championship di Stoccarda e il Campionato del Mondo di Barcellona come finalista. Viene da Livorno, dove da più di 25 anni insegna ballo sia a livello agonistico che sociale ed è giudice di gara della Federazione Italiana Danza Sportiva. Lo vuoi dire? No, no, prego, prego. Anche per prendere fiato si gira pace, no? Danza Sportiva Fidesm, nonché di alcune enti di promozione sportiva come il Xen MSP. La sua esperienza sul campo e le conoscenze acquisite gli forniscono una prospettiva unica per valutare le esibizioni con obiettività ed imparzialità, garantendo che vengano rispettati gli standard più elevati della danza. A sti cazzi, no, nel senso, cioè, proprio il massimo. Ora io faccio una chiosa alla gara. Ci saranno esibizioni di tutti i tipi, quindi è molto difficile, chissà cosa viene fuori da questo cocktail. Noi ce l'abbiamo messa tutta a mettersi in campo a dei professionisti e dei stimati professionisti dei settori del mondo del lavoro. Vediamo cosa esce fuori. La giuria è molto composita, per cui sicuramente sarà una bella competizione. Vediamo un pochino, no? Qui la musica. Qual è l'arte che da questo mix? Prego, vi potete accomodare? Intanto il microfono me lo riprendo, che così possiamo cominciare a dar via alla kermesse. Vediamo a chi tocca rompere il ghiaccio. Avete tutti il programma? Ve l'hanno dato il programma? Allora, ci sono nel programma, vedete, 14 esibizioni, saranno 13, ve lo dico prima, quindi anche se vedete che siamo un pochino dilungati, perché purtroppo il 14esimo si è dovuto ritirare per un motivo sanitario. Allora, ripercorriamo in breve con il Latin Show, cha-cha, samba, jamba, jive e rumba, le più famose opere cinematografiche di Sofia Loren, una vera e propria icona del cinema, con le esibizioni di Denise Scaramelli, curata da Passion Dance. Qui stiamo attrezzando il... Quindi, quando gli scenografi sono pronti, da dove esce signori e signori, da inizio a Lions Got Talent 2024, l'arte di Denise Scaramelli.
una scatola di legno scura, lettere, biglietti, foto, una bambina magra e scura scura, una giovane napoletana che in pochi anni ha conquistato il mondo. Hey mambo, mambo italiano, you celebrate to the mambo like a crazy weather. Hey mambo. La mia, più che una storia, sembra una favola, compresa di balli, grandi prove e principi azzurri. Umma da poca birichita va bene, si tu la parla mi è già americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Dietro le quinte batte il mio cuore di moglie, madre, nonna. Intorno alla famiglia che considero il mio film migliore. Femmina, tu sei la mala femmina, questo occhio è fatto chiangere, lacrime infamità. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non te posso scordare. E il primo applauso è per la nostra Denise. Che succede? Che succede? Tutto a posto? Chi è Sofia Loren? Era scappata? La scicolone? Vieni qua, vieni qua. Ma noi, io prima ho annunciato, ho parlato due ore, te due parole. Si può sapere qualcosa di più di te? Vieni avanti, vieni avanti. Vieni. Allora, da dove arrivi? Pisa. Pisa, quanti anni hai? 17. 17? Tanto che danzi? Sì. Come mai questa scelta? Mi piace. Sì. Sei contenta della sua esibizione? Sì, si può fare sempre meglio, ma sì. Però, ma dai, via, dai un altro applauso per la nostra Denise. Ok, salutiamo i nostri boys che fanno smantellamento poligono qua. Che andiamo avanti. Con che flemma. Allora, ora abbiamo un coro particolare, il Coretto dei Pinguini di Michele Bracciali, che nasce all'interno dell'Accademia della Musica Città di Volterra nel gennaio 1996. È un coro misto, diviso in quattro sezioni che eseguono brani a 4, 6, fino a 8 voci miste. Se intanto vogliono entrare, no? Mentre io li... Prego, prego, voi sistematevi. Io parlo prediligendo sempre lo stile a cappella. Il Coretto dei Pinguini svolge e ha svolto attività concertistica in Italia e all'estero. Francia, Germania, Slovacchia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Spagna, riscuotendo sempre unanimi consensi da parte del pubblico e della critica. Il repertorio di Il Coretto dei Pinguini è composto da brani di musica con compositori come Diego Caravano, Alessandro Cadario, Andrea Figallo, Roger Emerson, Bob Chilcott. E ora attendo i
l'ok dei tecnici, perché una delle difficoltà, una delle bravure dell'Ios Got Talent è quello di riuscire un po' come dei brachetti del trasformismo a cambiare palco, scenografie, situazione. Ora stanno montando dei microfoni panoramici in modo da prendere più di una voce, e quindi solo quando il nostro ingegnere del suono mi dirà che è tutto a posto, e allora riempie il palco del Got Talent il coretto dei Pinguini in Donna Poesia. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa la stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza pensare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non erano cieco di iniziativa, contromisure fino a quel punto si diventarono all'indietro. Ehi, va, 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 barabaiaria, va, 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 barabaiaria. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia ma è stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutto il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, dà ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa c'ha troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro funzionari. Il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. Ehi, papà, 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 barabaiaria, papà, 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 barabaiaria, io, papà, 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 barabaiaria. Bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Sono pieni di paura, le vedi camminare insieme.
sole, dentro pomeriggi opachi, senza gioia né dolore. Donne, du du du, pianeti dispersi, per tutti gli uomini così diversi. Donne, du du du, amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente. Negli occhi annoiare, urlani per volare ad alta voce, dove si respira l'aria e la vita non è vuota. Le vene camminare insieme nella pioggia sotto il sole, dentro pomeriggio opachi, senza gioia né dolore. Telefono che non suona mai, donne, donne in mezzo a una via, donne allo sbando, donne senza compagnia, donne, pianeti dispersi, per tutti gli uomini così diversi, donne, amiche di sempre, donne alla moda, donne contro, corrente negli occhi, hanno riconsigli e tanta voglia di avventure, se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paure, devi camminare insieme nella pioggia sotto il sole, e tu pomeriggio fatti senza gioia né dolore, donne, donne cerca riguai, donne al telefono che non suona mai, donne, donne in mezzo a una via, donne allo sbando, donne senza compagnia, oh, woman, no cry. No woman, no cry. Donne, bello quando l'applauso parte spontaneo per questa emozione che ci hanno il coretto dei pinguini. Allora, Michele, dacci una spiegazione del come avete scelto il nome. Il primo perché io amo i pinguini. E i pinguini amano te, ti posso assicurare. Speriamo. No. E il secondo era perché quando noi abbiamo iniziato volevamo non prendersi gioco, però insomma dei cori super seri, fermi, veramente impinguinati. Ecco, noi invece siamo diventati pinguini crescendo. Crescendo, e i nostri pinguini vocali nucleari, eh? Ok? Grazie della vostra performance. Potete andare a aspettare il verdetto della giuria, diamo la possibilità di sgomberare il palco con questi microfoni d'altissima tecnologia e andiamo a iniziare ad annunciare la terza esibizione. Allora, ora avremo le Over Girls, che sono un gruppo di bambine di 7 anni e ragazzine di 11 anni che per l'occasione hanno voluto impegnarsi per portare fondi e aiutare Casa Marta. Brave. Però nessuna di loro pratica la danza come sport. Venite. Chi fa equitazione, chi fa difesa personale, pattinaggio o canottaggio addirittura. La loro amicizia e il loro grande cuore le ha unite in questa nuova avventura. Seguita da Chiara Salugi, spero di aver letto bene, che le ha appoggiate e supportate con grande passione e pazienza, portano una coreografia dai toni orientali, ispirata al film Disney Elemental, che racconta quanto la diversità sia una ricchezza e non un ostacolo, e che inseguire i propri sogni è fondamentale nella vita. Il tutto attraverso i quattro elementi, simboli di una società multiculturale che incontrandosi creeranno qualcosa di nuovo e meraviglioso. Una storia tenera e coloratissima raccontata dalle Over Girl.
solo dirti che insieme cambiamo il mondo. Sono sempre qui con te, quando ridi o quando tocchi il fondo. Anche se non puoi vedermi più, come il sole nella pioggia quando cade giù. Ti giuro che per sempre ci sarò. Ovunque andrai, sempre ci sarò. Anche se siamo diversi, vedo i miei sogni dai tuoi occhi. Volo via, vola via con me. Oh. E lo sai, non sto scappando, sono qui che sto aspettando te. Sto aspettando te. Ti giuro che per sempre ci sarò. Finché non avete scoppiato tutte le bollicine non si va via, scoppiatele un po' tutte, forza, dai, forza, dai, ma, sono tutte, vai, 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 oh, una là, una là, una, oh, aspetta, qui si va di sotto, qui si fa, allora, siete la domatrice, la maestratrice, vogliamo dire qualcosa? Io voglio dirvi che siete state super, super bravissime, veramente. Avete fatto un capolavoro. Che lavori. Ringraziamo anche quelle più grandi che hanno lasciato fidanzati a casa proprio per venire qua a fare la coreografia alle nostre nuove girl, che hanno anche un nome, vero? Ginevra, Vittoria, Soledad, Ginevra, Margherita, Michela. Quelle che hanno lasciato il fidanzato a casa? Eva, Giada, Ginevra, Matilde. Brave, grazie! Se non sbaglio, voi siete già alla seconda partecipazione, quindi siamo esperte. Vi vedevo che eravate grandi, vi vedevo. Prego, prego. Allora, andiamo avanti veloci. Qua. Allora, dovrebbe da qualche parte dovrebbe spuntare anche un microfono, vero? Perché ora abbiamo la cantante, se mi vuol venire accanto, microfono, stiamo recuperando il microfono, ho fatto il giro di là, ok, perfetto. La cantante Daniela Di Sacco, in arte Dani, arriva alla Bientina, fin da piccola ha la passione per il canto che riesce ad approfondire allo scoccare dei 50 anni, diciamo 30, non freghiamo un po', vieni qua, che non ci crede nessuno. Quando incoraggiata dalla famiglia decide di perfezionare la tecnica ed arrivano i primi risultati. Nelle gare canore troviamo il suo nome nelle prime posizioni in molti concorsi, come il Cantagiro 2022, categoria New Voice, il Festival del Tirreno della Barbara Ambrosini, mia amica, è stata anche in giuria spesso qui al Got Talent, le Voci d'Oro di Montecatini Terme. È alla seconda partecipazione del nostro Got Talent e stasera ci propone Je t'aime, sì, di Laura Fabian. Ecco noi Daniela Di Sacco. Sì. Thank you.
esiste d'autres faisons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient pu être pour nos idées. Dans ces silences amers, j'ai des idées de pardonner les heures qu'on me préfère à trop s'aimer. D'accord, la petite ville, au moins souvent tout réclamer. Presque comme une mère, tu m'es bordé, me protéger. Je t'ai voulu ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de ma douleur, tu avais crié. Je t'aime. D'accord, je t'ai confié tous mes souris, tous mes secrets. Même ceux dont c'est l'enfer et le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, c'est tu nous regarder danser. J'ai tant voulu la guerre, des corps que c'est vous et la paix. Je t'aime, je t'aime. Comme un feu, comme un soldat, comme un astral de cinéma. No, scappa, vuole scappare subito. Hai aspettato qualche anno, non ridiciamo, e poi vuoi scappare subito. No. Prenditi l'applauso. E poi insomma, l'altro anno cosa presentasti? Gesù Malade. Gesù, e quindi sempre col francese? È il francese, mi viene. Il francese. L'altro anno ci fai la Carrà? Ho fatto anche Sanremo Senior a ottobre. Ah. È un concorso internazionale, sono arrivata seconda con Gesù Malade. Con questo Gesù Malade. Poi sei guarita e quindi quest'anno Lara Fabiana. Ora che... sono innamorata. Bene, bene, scopriamo un sacco di cose. Allora, allestiamo il palco per il prossimo artista. È guarita, sì, è vero, Gesù Malade. Allora, cominciamo a fare... Aspettate me, voi fate il vostro lavoro
portate la panchina qua, che, e il pubblico dice cosa accadrà. Non c'è un allenatore e delle riserve, c'è una panchina, poi ci sono le foglie, le foglie di alloro, o no, di cosa sarà? Non lo so, di una pianta indefinita. Allora, la scenografia è composta. Ora, sembra la storia di un banalissimo amore. Un uomo che ama due donne contemporaneamente, ma alla fine c'è un colpo di scena. E la storia si dimostra non essere poi così tanto banale. Vincenzo Abruscato e Silvia Parenti in Foglia di Ficus. Applauso! È un'ora che aspetto, ancora arriva, ma è possibile, ma gli impegni non si prendono mai in orario queste donne. Oh, finalmente! Ciao, come stai? Ciao, bene. Grazie di essere venuta. Me lo hai chiesto? Sì, te l'ho chiesto io. Grazie ancora. Ma insomma, mi hai fatto venire qui solo per dirmi grazie? Io? No, cioè niente, no, non volevo, cioè nulla di personale. Insomma, ti volevo parlare da sola. Beh, siamo soli, no? Parla. È come se fosse facile. Ma cosa credi che mi sia semplice dirti quello che ho da dirti? Se non ti è facile e semplice dirmi quello che mi devi dire, vuol dire che non mi dirai ciò che mi devi dire. E tanti saluti. Va bene così? No, che non va bene, mia cara. Guarda, la cosa è molto, ma molto importante per ironizzare sui preamboli come fai tu. Io ti devo aprire il mio cuore. E non mi sarà facile farlo proprio con te, capisci? Ma che fai? Ma guarda un po', ti diventano gli occhi rossi? Piangi? Ma che è stato un moscerino. Sì, il solito moscerino tempista, istrione. Dai, parla e non esitare al fatto, Perché cosa credi? Che sia facile per me dover ascoltare ciò che immagino tu mi dirai. Sono in imbarazzo quanto te. Se non di più. Quindi tu lo immagini? Beh, certo. Cosa credi, che in casa in questi giorni non abbia avuto occhi e orecchie? Bene, meglio così. Ci sono situazioni particolari, momenti curiosi, forse anche fatalità, che interagiscono insidiose e inaspettate nella vita di un uomo, soprattutto di una certa età. Quindi più vulnerabile. Prudenza vorrebbe che costui non si facesse mai trovare sotto scopa. I sentimenti tiranni ti tengono in pugno e ti stringono fino a stritolarti. No, non ho capito. Cosa stai cercando di dirmi? Senti, se credi di mettere avanti le mani con me, ne puoi fare tranquillamente a meno. Sì, lo so, l'ho capito. Sentimenti, passione. Sì, sicuro, hai ragione tu. Sì, insomma, sentimenti e passione mi hanno avviluppato proprio in questa critica età. Navigo verso i 70, come sai. E mi avvolgono, mi distruggono. Ma chi lo doveva dire che io avrei... amato contemporaneamente due donne? Lo sapevi già? Ebbene sì. Proprio così, contemporaneamente, con un'estrema intensità di passione verso l'una e con sentimenti pacati e sereni verso l'altra. Avanti, meno storie. Dimmi chi è e dove l'hai conosciuta. Oh, come corri, vuoi arrivare subito dal preambolo al finale. Ma diamine, dammi almeno il tempo di trovare le parole giuste. Chi è? Ma è una donna. Ma dai, ma bella scoperta, sai. È fantastica. Sì, certo. Occhi verdi, capelli biondi, coscia alta. Dai, smettila di ironizzare, mi rendi tutto più difficile. È una donna non tanto bella in verità, però è molto, molto affascinante. Guarda, l'ho conosciuta al mare. Lei era sdraiata su uno scoglio in bikini che mi fissava con quegli occhioni verdi malinconici pieni di fascino.
come se mi implorassero, come se mi chiamassero. Ed io, modestamente, mi sono lasciato un po' attirare dalla vanità. Dopotutto, sono ancora un bell'uomo, no? Alto 1,71 m, poca pancia, capelli ci sono anche se un po' bianchi, baffetti. Ma non guardarmi così, mi metti in imbarazzo, sì, seria, per favore. Ma è impressionante, ma che dico, traumatizzante. Su, via, dai, non te la prendere. E quindi ti sei lasciato ammaliare? No, non proprio, mi ha turbato, questo sì, però non più di tanto. Poi non l'ho visto più per lungo tempo. Poi un giorno, mentre presentavo una scolaresca la mostra, le pitture, e quindi spiegavo il significato di alcune opere, ecco che sentì accanto a me qualcosa di caldo e di fresco. Caldo e fresco. Mi girai, era lei! Ma non mi dire, era l'insegnante. Proprio così. E allora? E allora le chiesi di ritornare il giorno dopo da sola, che lei ritornò puntualmente. Guarda caso, con particolare interesse. Certo, perché le spiegai tutte le opere del Vernissage. E da allora? Da allora che ci vediamo, ci incontriamo, insomma, stiamo bene insieme. Ci vai a letto? Oh, ma dico io che sono domande questo, per favore, ci vai a letto? Sì, ci vado. Patatrac! E dico, adesso cosa pretendi da me? Comprensione o altro? Da te io voglio aiuto. Ma tu sei matto, da me! Da te, sì signora, proprio da te. Sentimi, mia cara, ecco ti chiedo, se tu potessi, io vorrei che tu parlassi con... Con mamma? Sì. Tu sei veramente di fuori, caro bambino. Ma fallo tu! Ti manca certo il coraggio, no? Ma che bella idea, e poi mi sembra, senti, particolarmente indelicato. Per mamma, si intende. Tu hai fatto la frittata e tu la rivolti. Ecco, guardate come sono i figli. Quando ne hai più di bisogno, ti abbandonano. Accidenti, ma insomma, capiscimi, il problema mio è questo. Se lascio l'una per l'altra, faccio del male all'una e non all'altra e viceversa. Ma io il male me lo faccio lo stesso, sia che resti con l'una, sia che resti con l'altra. Capisci? Capisci. Capisco benissimo. Ma non comprendo cosa possa io fare per te per farti alleviare questo tuo presunto male. Ecco, vedi, ti chiedevo, se tu potessi, diciamo, sai, alle volte, se tu sondassi mamma, potrebbe in qualche modo... Caro bambino, per il genere d'aiuto che tu mi chiedi ci vorrebbe un paraninfo. Quello sì che sarebbe adatto, non trovi? Senti, parliamoci chiaro. Io in questa situazione non ci voglio entrare nemmeno lontanamente. Che so io? Per caso? Per distrazione? Per favore degli astri? Ci siamo intesi? Ecco, guarda che bell'esempio che ti porto. Tu sei come questa foglia di ficus e mamma il ramo. Se tu appassisci, muori. E cadi dal ramo. Pensaci, caro papà, pensaci. Ora scusami, ma devo proprio andare. Ma se la foglia fosse la mamma ed io il ramo? Ma dici sul serio? Ma un ramo secco con nuova linfa può ancora germogliare. Grazie. Grazie, grazie. E allora queste erano foglie di ficus? Sì, le foglie. Perché non so se si vedevano le foglie da laggiù. Vabbè, l'ha allora, vista quando l'ha presa in mano. Allora, vi ho presentato velocissimamente, ma voi da dove arrivate, questo ispettore Clouseau? Clouseau, arriviamo da Pisa noi. Da Pisa, eh? Sì, e questa è una passione, un lavoro? No, un lavoro a questa età non è un lavoro, è una passione. Una passione. Sì, è una passione che ormai coltiviamo da anni. Siamo all'interno della compagnia Teatro Studio di Pisa. In questo periodo stiamo portando nei teatri La Locandiera di Goldoni e prossimamente il 14 di aprile a San Cassiano, nella Lucchesia,
debutteremo con un nuovo lavoro, Alieni, scritto e diretto dal nostro regista Roberto Birindelli. Quindi, allora, googliamo Vincenzo Abbruscato e Silvia Parenti. Grazie. Per grazie. Ritrovarvi. Buonasera. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie. E ora qua dobbiamo chiamare degli operatori ecologici qua per disboscare il palco. Addirittura abbiamo mobilitato un architetto. Per uno prende le foglie dispari e Tiziano le foglie pari. Ecco, cioè, perché siamo precisi, eh? Ecco, due foglie, come foglie. Eccole, ecco scoperto a cosa serviva la panchina. Allora passiamo alla danza. Ci sono? Sono pronti? Volete venire qua in compagnia dello zio? Venite qua, venite qua, così scopriamo da dove arrivate, da San Miniato, eh? Lego Latino, guarda là, carica a molla queste, eh? Guarda un po', guarda lì, sei pronta? Sì, un attimo, calma, oh, sei... Ci siamo. Oh. Allora, una coreografia di danza hip hop di Virginia Vignozzi con ballerini con fascia di età dai 6 ai 12 anni. Va in scena la spensieratezza del Lego Latino di San Miniato in Barbie World. You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, best belief. That's the moment I shine. Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me.
Hai capito, Ken? Hai capito? Fermi lì, eh? Hai capito? Cioè, loro finché te non gli dici di alzarsi non si alzano, eh? Te saresti Ken, eh? Vai, vai, vai. Ma c'è un finale? Tutto a posto così? Vai, 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 vai. Io se non mi dici entra e non entro, comandi te, eh. Che succede ora? Dove andate? No, volete mi andare via, eh. Vai via, via, via così, vieni qua, venite qua. Che succede? Che succede? Che succede? Dove scappa? Perché scappa? Perché scappa? Giorgia, chiamale, chiamale. Dava. Mi fate sapere cosa succede. Noi ci si regola. Chiama, dai. Aspetta, eh. Aspetta, c'è la domatrice là giù dietro, eh. Ora può darsi che ce le rimanda tutte insieme. Aspetta, eh. Un po'. Ma che è successo? No. Non me ne puoi mia portare via così, eh. No. Ma che c'è? Che è successo? Dove sei? Me le rimandi tutte. Me le rimandi tutte. Ma me le puoi portare via così, eh. Dico, forza. Ma e queste, su, veniamo un pochino più avanti alla luce. Qua, dai. Pensavano di cavarsela così. Lego latino. Eccole qua. Di. Dai. Te come ti chiami? Valeria. Alice, che c'ha la mamma Katiuscia con la C, è una particolarità che molti non hanno, eh? Noemi. Daniela. Teresa. Matilde. Lorenzo. Martina. Lara. Maddalena. Miriam. Greta. Giorgia. Giorgia? Sì. Cognome? Remarini. Giorgia, Ginevra, Celeste, Sofia, Maria De Olivia, Vittoria. Ma la domatrice non c'è? Vieni, fatti vedere, eccola qua. Come hai fatto? Bene, dai, sono brave. Quando dormono. Esatto. Qui andiamo dalla terza elementare alla prima media, giusto? Ken, vieni qua. Vai Ken. Allora, io ho sbagliato tutto nella vita. Se facevo danza. Ma tra queste c'è anche la fidanzata? No. Ah, c'hai pure, non ti accontentavano. Dov'è la fidanzata? A scuola. A scuola, vabbè, lei studia, va bene, dai. Ma giochi con la Barbie? No. No. Cioè PlayStation? No. Cosa giochi? Lego? Con il tablet, abbiamo. Meno male che poi danzi, balli un po', eh? Allora, dov'è questa scuola? A Saminiato. Ma come si fa a frequentare questa scuola a Saminiato? Dove si trova? Su Facebook, su... Sì, anche su Instagram, Egolatino. Egolatino, allora, segnate hashtag Egolatino, ok? La nostra Virginia Vignozzi se le porta via tutti, ci dispiace, ma insomma, questo rosa era molto bello sul palco, eh? Ken, mi raccomando, comportiti a modo, eh? Ciao bellissime. Allora, andiamo avanti. Siamo già a metà. Abbiamo un avvocato di professione e attrice per passione. Quindi è un momento di teatro.
Il monologo è un insieme di sketch tratti dagli spettacoli di importanti comici, rivisitati e adattati dalla nostra Annalisa Cedolini, che ci presenta ora il suo monologo dal titolo A 50 anni. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera signori, buonasera signore, come siete belli, belli, lassù vi vedo poco, ma vado su fiducia, siete belli anche voi. Allora, stasera, come ha detto il nostro presentatore, vi parlerò delle donne cinquantenni, è un monologo autocelebrativo, ma voglio sapere tra di voi quante donne cinquantenni ci sono. Intorno ai 50 anni, tra i 45 e i 55, mi alzate le mani? Su, su, coraggio. Mi vedo poco. Beh, sono in ottima compagnia, devo dire. Perfetto. Allora, vi parlerò di donne cinquantenni e anche di bambini. Li avete visti qua, i bambini che ballavano. Ci sono anche tra di voi. Ho anche mia figlia qua da qualche parte. E quando vuoi un figlio, la cosa che mi piace di più è la fase iniziale. Quando ci sono le tue amiche che hanno già dei figli e che ti dicono fai un figlio, perché è un momento unico, un momento magico, è una cosa meravigliosa, è proprio... Poi finalmente tu rimani incinta. Vai dalla tua amica e le dici, lo sai, sono incinta. Lei, ah sì? E come stai? Ma guarda, io sto bene, mi sento più forte, ho anche più capelli. Sì, sì, sì. Anch'io avevo più capelli. Dopo il parto ti cadono tutti. Una tragedia. Che poi sono le stesse amiche che incontri dopo un po' di tempo a cui dici, ma sai, sono un po' stanca perché il bambino ha iniziato a gattonare. Sì, e non è niente. Vedrai, vedrai quando inizierà a camminare. È sempre tutto un dramma, non c'è mai un momento di respiro, un momento di riposo, mai. Addirittura, addirittura, quando sono rimasta incinta. Sei rimasta incinta? No! Ma come hai fatto? Ma vuoi sapere la posizione? Poi ci sono quelle donne che a 50 anni decidono di avere il loro primo e unico figlio, perché un bambino è sempre una gioia. Sì. Ti voglio vedere poi a 50 anni a correre dietro a un bambino che gattona. Quando lui inizia a camminare, tu smetti. Ti devono fare il trapianto dell'anca, ti devono fare. Ma peggio di queste sono quelle donne che a 50 anni si mettono l'apparecchio per i denti. E io lo so che qua stasera ci sono tra di voi. Ma io dico, ma anche se ti vanno a posto i denti, sarà l'unica cosa che avrai a posto. L'unica. Ma poi la gente ti guarda e dice, peccato però, perché dai denti? Sembra più giovane, un po' tipo cavallo. Ma ti accorgi di essere invecchiata? La prima vera pugnalata ti arriva quando ti danno del lei per la prima volta e ti chiamano signora, è vero? Succede anche a voi? Prima, dietro le quinte, c'era una ragazzina, avrà avuto 15 anni, mi ha detto, ma si esibisce anche lei, signora? Che tu la guardi come dire, ma tesoro, ma perché mi dai del lei? Siamo praticamente coetanee, non vedi che ho l'apparecchio per i denti? Pure io, guarda, guarda. Però di positivo a 50 anni c'è che non ti crescono più i peli nelle gambe, è vero? E anche a lei, signora? Lo so, così. In compenso però, ti crescono nel naso dei peli che fuoriescono dalle narici tipo setole di cinghiale selvatico, che se provi a strapparne uno... Avete mai provato a strapparne uno? Provi, signora, adesso a strapparne uno. Piangi per 3 giorni, piangi. A 50 anni, poi, perdi la memoria. Le parole proprio non ti vengono più. Quando vuoi dire qualcosa, devi andare ad acchiappare queste parole. Per fare una frase semplice, ci puoi mettere le giornate. Ieri ho incontrato cosa? Quella...
Dai, come si chiama? Quella che venne con noi al cinema quella volta a vedere quel film, come si chiama? Quello con la T, dai. Quel film bello, quello con quell'attore famoso, famosissimo. Come si chiama? Aspetta, quello che fa tutti i film lui, dai, sposato con quella biondina, carina. Vabbè, ma voi di cinema non ne capite niente però, eh? Ieri ho incontrato Antonella. Ma che poi? Hai pure il coraggio di dire, ma lo sai come si è rincoglionita Antonella? Non si ricorda neanche come mi chiamo. Purtroppo, 50enni sono così. A 50 anni, poi, quando hai un ritardo, sono incinta. Svegli quel povero uomo che ti dorme accanto. Amore, sveglia, è assurdo. Amore, che lo chiami amore perché non ti ricordi come si chiama? Amore, sveglia, sono incinta. E lui... Hai fatto il test? No, ho un ritardo di 3 ore. E lui, invece che dirti dormi scema che non sei incinta, sei in menopausa, fa lo sguardo da toro e dice sì, può essere. E sono stato io. Poi c'è una cosa, c'è un'usanza barbara che io a 50 anni non ho ancora capito e me la dovete spiegare voi stasera, non mi muovo da qua se non me la spiegate. Quando un bambino fa una festa, quando festeggia il compleanno, riceve un regalo, perché le mamme attraverso la chat si sono messe d'accordo e finalmente hanno comprato questo regalino. A sua volta il festeggiato fa un regalino ad ogni bambino che è intervenuto alla festa. Quindi lui riceve un regalo, e ne fa 20. Gli è convenuto fare sta festa. Ma io mi domando perché? Perché il festeggiato deve fare un regalo? Perché? Perché? E me lo spiega lei, signora. Non mi muovo da qua. Perché? Dice, per ringraziare. Ma perché non ti bastano i popcorn, le patatine, il mago, i palloncini? No. Pure il regalino ci vuole. Ma i genitori dicono no. Perché altrimenti i bambini non si sentirebbero adeguatamente coinvolti nei festeggiamenti e vivrebbero la festa del compagnetto come un trauma che si porterebbero dietro per tutta la vita e non potrebbero gioire con lui fino in fondo della sua gioia. Ma vaffanculo! Vaffanculo! Tu... Dopo aver organizzato la festa di compleanno, una mattina sei a letto, ti vorresti svegliare, vorresti riuscire a fare qualcosa, ma non riesci. Ma come ci sono finita in questa posizione? Avresti bisogno di qualcuno che ti aiuti, ma non c'è nessuno. Sei sola a casa perché tua figlia è a scuola, perché tu sei una scema, che a 50 anni ha deciso di fare il suo primo ed unico figlio perché prima mi devo godere la vita. Io, alla mia età, dovrei avere una figlia di 20 anni con la patente che mi può portare in ospedale. Grazie. Buonasera. Non mi scappare. Noi dobbiamo scoprire qualcosa di più dei nostri altizi. Hai l'archetto. Sì. Quindi, a 50 anni... Fra poco io, a luglio 50. Anch'io a luglio, ma un po' di più. Non lo diciamo. Allora, questa passione da dove arriva? Questa passione arriva da lontano. Arriva da... avevo 18-19 anni, ma prima ho fatto danza, ma ho fatto una scuola di teatro al Sistina. Ho fatto una scuola di teatro al Sistina e poi sono tornata qua. E faccio parte di una compagnia teatrale e corale di Pisa che si chiama Il Teatro dell'Alambicco.
Oh, abbiamo già sentito parlare. Certo, faccio parte sia della sezione corale che della sezione attrici, diciamo. Sì, sì. E quindi... Ma c'hai un comico, una comica di riferimento che ti piace? Qualcosa? No. 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 Se uno fa ridere, fa ridere. Ma allora, quando un povero presentatore fa queste domande, sì, inventatevelo. Inventiamo. Inventate, io, okay? Io, cioè, un comico sono tuo. Io. Tu sei il comico di riferimento, di riferimento per le prossime generazioni. Ok, allora ti aspettiamo anche il prossimo anno. Certo. D'accordo? Grazie, grazie, facciamo un applauso, serata. Salutiamo la nostra comica. Allora, vediamo, vediamo. Qui dobbiamo riallestire, perché un altro momento musical culturale di un certo spessore. Ora, se non ricordo male, abbiamo tutti i minorenni, tutti arriveranno, ora li vedrete, questi bambini sono carinissimi. Infatti, se non gliela... un po' alti i microfoni, no? Eh? Volete entrare? Volete mettervi andando così, almeno tanto così... creiamo un po' di suspense, eh? Sembra un po'... com'è? Ora arriva Bud Spencer. Eccoli qua. Non sono tutti professori universitari, eh? Sembra... E allora, cominciamo a scoprire... chi sono? Allora, intanto ci raccontano la ripresa post-Covid con un pizzico di ironia, come se avessimo giocato e vinto uno dei più ardui e prestigiosi tornei di calcio. Questa è la Corale di Valle, diretta dal maestro Lorenzo Macchioni, prego. Il nostro Lorenzo Macchioni in fa anche rima, campioni. Campioni. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Allora sì, noi raccontiamo un po' quello che è successo, bene o, cioè, non bene o male, però in maniera piuttosto brutta, no? Il recente passato. Durante il Covid, quando siamo dovuti stare fermi, e quindi il fatto di dover stare fermi ci ha portato, insomma, a chiuderci in casa e tutto quanto. Il nostro morale purtroppo era giù, come quello, e lo diciamo anche a nome di tutti gli altri rappresentanti del mondo dello spettacolo, che insomma ha dato un po' alle gambe. E quindi noi in quel periodo lì, ora vi facciamo sentire un brevissimo estratto di come ci sentivamo in quel periodo lì. Ecco, così è come ci sentivamo, no? Lascia che io pianga. E allora abbiamo ripreso a provare, poi ci hanno rifatto smettere, poi abbiamo ripreso un'altra volta. Ah, tanto così era successo che abbiamo dovuto annullare un concerto a pochi giorni dal suo evento, proprio per un boom di contagi nuovo. Quindi ripartire è stato molto molto difficile. Però ho detto, ripartiamo in maniera simpatica, in maniera allegra, in maniera carina. E cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di mettere su un... brevissimo brano che era la sigla di un programma, non un programma televisivo, ma di una serie di programmi televisivi, tutti di un attore famosissimo inglese, del quale ora non vi dico il nome, perché sicuramente attraverso le note lo riconoscerete. Et c'est au grand, oui,
Avete capito? Si trattava di Mr. Bean. E questa cosa ci ha risollevato un attimino. E da qui abbiamo cominciato, poi le cose sono andate a normalizzarci e abbiamo cominciato appunto a girare per la Toscana ovviamente, e a fare tante, tante tappe paragonabili proprio quasi a un torneo di calcio che ci ha dato appunto la possibilità di arrivare poi in fondo. Abbiamo aperto un concerto di una band che tributava Pink Floyd, abbiamo cantato in tutte le lingue del mondo, quasi no, in realtà comunque abbiamo cantato in lingua straniera che eravamo abituati a cantare solo in italiano e in latino. Ci siamo molto ripresi, siamo arrivati in fondo e per noi questa ripartenza, questo ritornare a vivere è stata proprio una vittoria, ed è per questo che noi festeggiamo con questo canto di questo torneo dei più prestigiosi del mondo, del quale sicuramente riconoscerete la canzone. Prego la base per cortesia, buon ascolto. Grazie, grazie davvero. Siamo la Corale di Valle, si chiama così proprio da, che prende il nome dalla Valle del Diavolo situata tra i paesi di Montecerboli e Larderello, e vi invito a venire a trovarci. Grazie. Io spero che tra la giuria non ci fossero interisti, no? Perché purtroppo uno è quello qui. C'è un altro problema poi, guarda come sono vestiti. Pieno di gobbi qui, no, è pieno di gobbi veramente, no, bello è quello. Vabbè. Giuria, tenetene di conto, scherzo, Comunque, bella proposta artistica originale, e complimenti per mantenere intatta questa passione. Vediamo questi giovani di belle speranze. Esatto.
Attenzione perché c'è amici di Maria De Filippi in giro, non vorrei che vi scritturi. E allora, niente, allora vi aspettiamo poi, e lo dico anche a tutti gli artisti, che poi facciamo la foto di gruppo, non scappate perché poi dopo, vinti, vincitori, premiati, non premiati, tutti qua sul palco, ok? Certamente. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Recuperiamo tutto. Il maestro Lorenzo Macchioni si porta via la Corale di Vallo, di Valle, la Corale di Valle, Valle. Ci ha spiegato anche di quale valle, Asso, asso, cadenza. Sì, vieni maestri, vedi come li fanno... Li dirigono, li fanno marciare, perfetti. Qua smicrofoniamo, liberiamo il palco. E qua, vedete, Vanessa e Cosimo hanno composto un cocktail veramente vario e assortito perché ogni esibizione sia una sorpresa. E ora abbiamo gli amici dell'Italy Dance Village, Ponte d'Africana Danza. Allora, in Africa la danza ed il ritmo fanno parte della vita quotidiana delle persone e ne accompagnano i momenti più importanti. La prima danza come cerimonia di matrimonio, funerale o in presenza di figure istituzionali. L'altra invece è legata alla gioia per il buon raccolto e ai cicli della terra. Sul palco, ora, vediamo un po', stanno, quando mi dite che è tutto pronto, c'è tutto. Sotto la guida del maestro Alain Franck Nai, ecco, non me l'avevano scritto, ma il maestro, facciamo un applauso al maestro Alain Franck Nai. Abbiamo composto tutto, allora Italy Dance Village, Ponte d'Africa Danza in la gioia della festa in Costa d'Avorio. E si compone la scena. Atmosfera. Abbiamo i djembé e i dundum che faranno da accompagnamento all'esibizione. Tutto live, tutto suonato a mano, tutto estremamente originale. Ao! Ao ina mache ina zekao, eh? Ina mache ina zekao, eh? Izada 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 inyawo, eh? Izada 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 inyawo, eh? Ziadi ao ziadi ojedede ziadi ao ziadi ojedede ziadi Ao ziadi ojae dede ziadi ziadi o ziadi ojae dede ziadi nai alendo unu ojae dede ziadi nai alendo unu ojae dede ziadi ao ziadi ojae dede ziadi ziadi o ziadi ojae dede ziadi. Thank you.
Anche un po' di fatica, qua, un po'. Non c'era il playback, suonavano veramente dal vivo. Allora dai, rivenite qua per prendere l'applauso. Venite tutti qua, fatevi vedere, vedete, lasciate un attimino. Qua. Sì, facciamo una bella foto. Venite qua. Salutate il vostro pubblico. Allora, nomi? Maddalena, Giulia, Chiara, Anna Giulia, Flavio, Vittoria, Dario, Mario, no. Alain Franck Nahi. E di cognome? Il cognome è Nahi, il nome è Alain Franck. E ci avevo un dubbio, quindi volevo essere sicuro. Grazie di questa esibizione, questo trionfo di suoni, colori. Togliamo i nostri boys. Potevo avere le girls, io ho tutti questi boys. Allora, riprendiamo sempre. Abbiamo visto una delle cantanti femmine, ora abbiamo un cantante uomo. Lo scopriamo piano piano, qui è tutto pronto, abbiamo sgomberato il campo. Ama, credi e vai. Se vuoi avvincere, dovrai vincere. Qualcuno è con te. Andrea Bocelli ha scritto questa canzone in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006 a Torino. Un brano un po' datato, ma nelle parole viene ricordato che se vuoi raggiungere dei grandi obiettivi, devi dare tutto te stesso. Questa performance vuole essere una dedica per tutti gli artisti che si esibiscono sul palco questa sera e anche per l'associazione Lions che con queste manifestazioni aiuta socialmente le persone più bisognose. Ed ora fa vibrare il microfono per noi stasera Roberto Fiaschi in Ama, Credi e Vai! Guarda fuori è già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Il sole alto già ti chiama e qualcosa in te già trema. Senti e lui volerà. Amo, credo e so che per vincere tu dovrai vincere. Non voltarti mai.
il giorno che verrà. Eccoli lì. C'è un po' di tifo qua? Funziona. Allora, raccontaci qualcosa di te. Roberto Fiaschi. Ma... Allora, di primo lavoro cantante, poi... No, il primo lavoro è un rappresentante, un semplice rappresentante. No, vabbè, devo... Che si diverte nel mondo... E della... la musica, come sei arrivato alla musica? La musica, diciamo che è sempre stato un po' un mio sogno. Avevo smesso di far tutto, suonavo la chitarra da piccolo. Poi ho incontrato una persona che mi ha detto: non è mai troppo tardi per iniziare e dare sfogo ai tuoi. Questo ti ha detto una cosa giustissima. E quindi la ringrazio pubblicamente che è qui nel palco. Silvana, grazie. Quindi Silvana ti ha riacceso il sacro fuoco. Ha riacceso la voglia di cantare e poi mi ha portato insieme a lei a fare musical, mi ha portato a recitazione, mi ha fatto fare un po'... un cambiamento radicale da quello che avevo lasciato da parte. Poi insomma non è piccoli. Che ci hai cantato Marina, cioè ti sei confrontato con... Lasciamo stare, ma sentito non si sa mai. Ma insomma ha tremato tutto. Allora ti ringraziamo Roberto, ti aspettiamo grazie anche a tutti, te dopo davvero, grazie. Per il gran finalone. Recuperiamo l'asta. Allestiamo che se vogliamo cominciare col che dobbiamo portare qui un tavolino, prendete tutto, inondate il palco, venite, non vi preoccupate se ci sono anch'io, vi annuncio. Allora, serve una mano? Prendo una sedia? Gli uomini, boys, dov'è i Lion Scott Boys? I California Boys Lions? Enrico, cioè, te porti questa? Allora. Va bene così? Potete portare... Allora. Chi manca? Chi ti manca? Chi ti manca? Non potete prendere... Allora vi presento... Poi però vi promettete che fate veloce, vero? Va bene, allora. Vogliono entrare nelle tenebre. È attraverso le migliori favole che si possono trattare alcuni dei temi più importanti della vita. E sarà proprio attraverso due famose favole
che i nostri atleti parleranno di quello che a loro sta molto a cuore. A introdurli saranno la chiara voce e le leggiadri passi di Alberto, mentre a danzarli abbiamo scelto due gruppi che rappresentano l'inizio e l'apice di un sogno. Il team Latin Crazy, atleti preagonisti all'inizio del loro percorso da ballerini, ed il Superstar World Team, campioni del mondo 2022 di Latin Style Show, categoria Junior, col pezzo con cui hanno vinto il loro mondiale. Quindi ora, dopo averlo allestito, consumeranno il palco quelli di Sensazione di Movimento Danza e Fitness in Attraverso le Favole. Questa sera vi dimostrerò come le favole possono essere una bella metafora di importanti temi delle nostre vite. Mi presento, mi chiamo Alberto e sì, sono un ballerino e quindi di questo vi parlerò. Nel mio impegnativo percorso, un po' come nelle favole, ho imparato a sognare l'impossibile. Costanza, sacrificio, per vincere non basta allenarsi, bisogna proprio lottare contro il tempo. Ma soprattutto fa scontrare immaginazione e realtà, esattamente come fa Alice col cappellaio. C'è un posto che non ha uguali sulla Terra. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna, io lo sono. Alice, sei tornata! Alice! Alice! Quella? Alice? Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille! Sei in ritardo! Perché? Deve essere solo tua, perché quando andrai ad affrontare quella creatura, ci dovrai andare da sola. Uguaglianza, parità di genere, guardare oltre la ricchezza e l'apparenza. Chi di voi non ha esperienza del fatto che il rispetto e l'atto migliorano noi stessi e il mondo in cui viviamo? Pensateci, e se non sono stato chiaro, ve lo spiegano loro. Avrei trascorso l'intera eternità nel minuscolo spazio vitale della lampada se non avessi desiderato la libertà e incontrato l'infinita umanità del mio ultimo padrone. Sapete che ognuno di voi vive imprigionato nella sua lampada? Venite con me e vi mostrerò come io mi sono liberato dalla mia.
serve solo un amico grande come me. Quando scopri quel passaggio e lo apri, che gran fortuna che vi arriva, va. Ma tu ne hai di più perché sono qui per esaudire la tua volontà. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Tu sai farlo questo? Questa cosa qua? A me basta un gesto e mi riuscirà. Mister Aladdin, questo mondo è qui per te. D'ora in poi e per sempre solo io sono un grande amico tuo, sono un vero amico tuo, non c'è altro, amico, come me. Un amico grande come me. Vuoi farmi diventare un principe? Ho le ricette, per fare un principe. Ma se è un desiderio serio, di le parole magiche. Genio, voglio che tu mi faccia diventare un principe. Agli ordini! Viene tra voi, più bello di tutti i playboy. Con elefanti e la maglia che cosa? E degli orsi che sono che voi. Immagini e volpi e fronai, tutti cantano qui per voi. Stupendo lì. Sono i sentimenti contrari a quelli che guidano il mondo che possono rendervi liberi. Non padrone, ma amico. Non bramosia, ma indifferenza. Non egoismo, ma amore. Ricorda, per diventare libero fuori, dovrai prima imparare ad esserlo dentro. Ci vediamo! Attraverso queste due favole vi ho raccontato che con la danza sogno l'impossibile e riscopro sempre la ricchezza che c'è negli altri. Ma non importa certo essere ballerini per poter guardare la vita in una favola. E voi, ce l'avete una favola preferita? Dai, e abbattiamoci le mani! Eccoli qua! In pratica, due esibizioni in uno abbiamo avuto, due esibizioni in uno, mi scappano. Non c'è l'insegnante? È scappata la vostra insegnante, non c'è la coreografa? Sei te? Allora, raccontaci qualcosa di più di questa meraviglia di colori che abbiamo visto. Allora, innanzitutto noi siamo l'unione di due gruppi, ovvero il Latin Crazy, il gruppo che ha portato Alice nel Paese delle Meraviglie, che quest'anno cercherà di vincere il campionato regionale, e invece il Superstar War Team, che siamo noi di Aladdin, che invece abbiamo vinto il campionato del mondo nel 2022 ad Atene. Grazie. E inoltre c'è anche un altro ballerino che avete visto, ovvero Alberto, che è un solista della nostra scuola di classe S, che è la categoria più alta che c'è. E volevamo solamente scusarci se è stato tutto un po' ristretto, ma siamo abituati a dei palchi molto più grassi e non ad un teatro, quindi ci siamo trovati un po' in difficoltà per questo, però spero vi sia piaciuto lo stesso. Sicuramente eravate un pochino più intimi, diciamo, vai, va bene così, va bene. Ok, allora siamo arrivati alle ultime due esibizioni. Allora, abbiamo Katiuscia, cantante da sempre, speaker e voce di spot pubblicitari anche a livello nazionale. Katiuscia non voleva presentare la classica hit reinterpretata. Ha pensato che in una serata di beneficenza fosse il luogo ideale per ricreare le atmosfere di Doc, perché è anche un modo per rendere omaggio a tutti quei medici che hanno fatto della propria professione una missione.
certa che anche chi non ha seguito in TV la serie possa comunque emozionarsi con queste atmosfere. Stasera è con noi Katiuscia Belcari, che si esibisce in un inedito medley delle musiche di Toni Brundo, che hanno fatto da colonna sonora alla serie di Rai 1 Doc Nelle Tue Mani. Con noi Katiuscia. Where
are you now? You broke our vow, the gravity and the space around. With fire on my mind, I run away. Will I see an ocean eyes? My home got feeling like it's home. What did I do before to be left here alone? Cause I know that it hurts so we know. Like fire storms, teardrops flowing from the sky. The sky is in my eye, the clouds on my mind. Cause you know that it hurts so we know. Like fire storms, like fire storms. From my heart, from my heart. Grazie. Grazie Katiuscia per questa emozione. Grazie, grazie. Grazie a voi. Vuoi dire qualcosa? No. No, no, no. So che l'emozione più forte è stata quella di cantare davanti al tuo bimbo. Meno male non so dov'è. E non si vede, vai. Dai, ti aspettiamo dopo per il finalone. Grazie a tutti. Ciao. Allora, ultimi ma non ultimi, dalle consolidate esperienze di Dance Italia e B1, distintesi per risultati di prestigio a livello nazionale ed internazionale, con la finale per gruppi al mondiale ed il primo posto al mondiale e all'europeo disco singolo e duo, Monica Frosini, coreografa ed insegnante del gruppo, dopo anni di pausa, viene nuovamente coinvolta dalle ex allieve desiderose di rievocare le passate emozioni. Nasce così da una visione di Monica, Danzamente, nome ideato dalla figlia Carolina, ovvero una danza in senso lato che non si limita al gesto tecnico, ma la dirige in un percorso di benessere fisico e mentale. Con grande entusiasmo le paure saranno sconfitte. Ora si esibiscono gli artisti di Danzamente con il gruppo Danz Italia di Monica Frosini in Il volo del palloncino. Sapete, quando questo spettacolo finirà dovrò tornare a casa, nella mia camera. Sì, dovrò tornare nel mio letto, ma sapete una cosa? Ho paura. Ho paura dell'armadio che sta lì, nell'angolo, che diventa un mostro e mi osserva, con occhi invisibili, pronto a inghiottirmi nel suo buio profondo. E poi sul soffitto ci sono i serpenti. Beh, non sono veri, lo so, ma nel buio della notte sembrano reali. E così nell'oscurità della mia stanza mi ritrovo sola con le mie paure. La notte è il mio nemico e io sono la sua prigioniera. Allora io di solito stringo il mio amico orsacchiotto, ma il buio non mi lascia. Non c'è scampo da questa notte oscura. Sono intrappolata al buio, in questo labirinto di ombre e pensieri. La mia mamma mi dice sempre che posso lasciare tutte le mie paure dentro un palloncino magico. Mi dice di immaginare di mettere dentro il palloncino tutte le ombre spaventose, i mostri e i serpenti che mi tormentano. È come un incantesimo che mi permette di far volare via le mie paure.
lontano, lontano, lasciando che il vento porti via tutto. Ma ci provo. Angels of darkness, release my love. From the curse of death, he'll rise above. From beyond the grave, I summon thee. The chains are broken, and tonight, you are free. A promise made by lover's lips. A vow once sealed with a single kiss. Prendete, prendete l'applauso che è meritato. Prendete la fa. Dove vai? Dove scappa? Dove? Andavano via. Andate via. E lo piglia il palloncino lassù. Ma poi mi ci fanno andare. Dove è andato? Dove è andato il palloncino? Si è volatilizzato. Eh? Impossibile far venire Monica sul palco, vero? Dove è sparita? Dove è Monica Frosini? Vieni, vieni. Dai, dai, io voglio sapere come hanno fatto a convincerti queste lazzerone, perché... È la prima volta. Come ti hanno convinta a rimetterti in gioco, a reinventare la tua arte? Grazie a loro. Grazie a loro che ti hanno dimostrato affetto, si sono ricordati, perché qui, se ho capito bene, ci sono ballerine che avevano smesso di ballare. E grazie a te avete ricominciato tutti insieme.
Ma che bello, questa è veramente una cosa bellissima. Allora presentiamo. Ludovica. Simona. Martina. Matilde. Carolina. Viola. Milly. Virginia. Millie. Qui c'è il fan club di Milly? Facciamo un applauso a Milly? Sono la più vecchia. Cosa sei te? Sono la più vecchia. Ma che sei la più decorata, vedo? Al valore artistico, eh? Virginia. Anche questa è abbastanza decorata al valore, perché lei cosa facevi nella prima edizione dell'Ios Got Talent? Dillo a tutti questi 400 spettatori. Leoncino. Cioè, gattaiolava qui, faceva il leoncino, perché giustamente nella prima edizione dell'Ios Got Talent c'era un ponte con il Re Leone. Alice. Ilaria. Giulia. Melania. Eccole! Monica, te le puoi riprendere, eh? Alla prossima impresa! Alla prossima impresa! Allora, stop al televoto. Non c'entrava nulla, ma lo volevo dire, ecco. Quindi la giuria può chiudere i voti. Finite di litigare, eh? Il notaio stia tranquillo che sì, hanno sospeso la partita, quindi possiamo andarcela poi a vedere quando riprende. E allora possiamo cominciare a montare tutto l'impianto, evitiamo di perdere tempo, non chiudiamo il sipario, tanto qui ormai siamo tutti di famiglia, quindi i nostri boys preparano l'esibizione del vincitore della precedente edizione dell'Ios Got Talent, la prima post-Covid, e eccolo, vieni qua, Jonathan. Allora, ti stanno preparando tutto, e controlla che ti preparino tutto per bene, perché il nostro Jonathan Mazzei è stato il vincitore, e poi so che, insomma, mi hai raccontato che ti sei esibito recentemente con Dino Mancino, che lo cercano un po' tutti. Sarà anche un po' di fortuna che a te ha portato questo Ios Got Talent. Sì, ma è anche vero che sei bravo. Che sei bravo, e quindi stasera nel tempo che i nostri cervelloni, i nostri Excel 2025 fanno tutti i calcoli di questa... L'anno scorso eri emozionato te un po' del... No, poco, vedi? Dice che non parla, ma invece parla un po' il nostro Jonathan. Allora, qui è tutto pronto secondo te, guarda un po', controlliamo un pochino le cose. Fai un test? Aspetta, faccio io il test, vediamo un po' se funziona tutto. No, accendi. Ma che scusa, Picio io non funziona, Picio te funziona? Perfetto. Sei pronto? Mi vuoi dire il titolo del... Il primo non ho capito nulla. Allora, il secondo Pirati dei Caraibi, il primo è a sorpresa. Jonathan Mazzei! Thank you.
Prenditeli tutti, prenditeli tutti questi applausi. Insomma, è che ha vinto, è bravo, se non vinceva, Ma sai la cosa più bella? Che te non è che solo suoni, te regali proprio delle emozioni. Perché avete visto, non ha spartito lui, lui suona con il cuore, E poi anche un po' di mestiere, perché ti è scappato il pedalino e te, fischia, l'hai preso al volo, senza nemmeno guardare, si è accorto nessuno. Bravo, bravo, Jonathan. Insomma, allora, Jonathan esce con Cosimo, si riprende la cosa, gli facciamo ancora un altro grande applauso. Attendiamo appunto i verdetti della giuria. Ora avete visto com'è fatto un vincitore dell'Ice Got Talent. Stasera ne creeremo un altro, un gruppo, un duo, un trio, un quartetto, non lo sappiamo ancora. Sarà il frutto del lavoro dei nostri giurati. Allora, io ora ho bisogno di riempire il palco perché stavo aspettando, quindi vorrei che tutti gli artisti venissero qua sul palco insieme ai componenti della giuria, al nostro sindaco. Tanto il palco è grande, ci stiamo tutti. Recupererei anche l'altro microfono. Perfetto. Veniamo qua, facciamo questa come la foto dell'ultimo giorno di scuola. Mi schieriamo. Venite, che siete veramente tanti, una bella macchia di colore, i giurati. Sì. Tanto a qualcuno devo far reggere. Eccoli qua. I fotografi possono già cominciare a fare un po' di loro lavoro, ancora artisti. La macchia rosa. Meno male il teatro era dei camerini e delle quinte dietro, perché qua a contenere c'è. In effetti abbiamo messo sul palco una quantità industriale di artisti, quindi spero veramente di aver raggiunto tutti e tre i risultati, quelli di far contenti il pubblico, quelli di far contenti gli artisti e quelli di fare una vera opera di beneficenza per Casa Marta. Allora, ancora. Bene, venite, tanto ancora non sono arrivati. Ancora non sono arrivati i verdetti. Quindi. Eccoli qua. Il coro di valle. Venghino, guarda che fa. Bella. Questa vi facciamo la foto, è vita, vedete più avanti. Fino a qua si può arrivare, guarda, fino a qui. Ferma lì, a questa riga. Che qui sta. Di qua lo usiamo poi per le premiazioni. Fin qui possiamo arrivare. Oh, se ci facciamo la foto e poi ci tagliamo tutti, facciamo più like che noi della Ferragni, di sicuro, Chi c'è? Allora, gli artisti sono tutti. Allora, prepariamo. Presidente dov'è? Presidente Leonardo, il presidente di giuria. Tutti, ci siamo qua. Siamo tutti qua. Allora. C'hai le buste? Ma ci abbiamo già verdetti? Allora. Allora, due paroline, volete dire due paroline prima o si passa direttamente alle premiazioni? Notaio, venga qua. Io confermo, mi passa. Che la votazione è stata fatta. È stata tutto regolare? Abbiamo i vincitori. Venite, si può venire davanti, possiamo parlarne un pochino. Allora, dammi la busta del terzo. Allora.
Allora, Michael, metti una... Salutiamo anche l'altra presenza fissa del Lions Got Talent, il nostro Michael Calvetti, DJ, prossimo architetto. Grande Michael, con noi dalla prima edizione, che ha fatto le prove. Allora, vince il terzo posto del Lions Got Talent 2024 l'esibizione di Katiuscia Belcari, il doc. Vieni qua, allora al centro premia. Premia Rachele Falchi, presidente del Leo Club Pontedera. Sei emozionata, la società, sei emozionata come una bimba, vai, lavori. Ti do anche la busta. Mi dicono che la busta è piena, c'è la sorpresa. Ok, una bimba. Ok, dai. Allora, fai vedere questo. No, no, non guardate voi, eh. Questa base è un pochino, Si classifica. Allora, chi si prepara per... sto andando... Allora, presidente dei Lions, Leonardo Mattolini, qua con la coppa, dategli la coppa. Immagino che questa qua. Presidente, provo a dire qualcosa? È andato tu... Benvenuti, serata magnifica, bravi soprattutto a loro. Vai, un presidente così, ragazzi, poche parole e giuste. Allora, però ora vediamo un pochino, Allora, nessuno deve rimanere deluso, perché insomma, abbiamo detto, siete stati tutti bravi, però non è che vincono tutti, quindi diciamo un pochino, la lotteria della giuria premia al secondo posto Danzamento. Vai, davanti, forza! Qua! Sotto l'ala del nostro presidente Leonardo Mattolini, qua! Guarda là! Però c'è una maggiorenne? No, anche... Ecco, anche la busta! Tutto lì, sì, c'è tutto! Allora, andiamo avanti. Oh, primo posto, non l'ho ancora guardato. Sempre piena la busta, che ho capito. Allora, passate il microfono al nostro sindaco. Allora, te vieni, ecco qua, anche Jonathan. Sì, va bene. Per il passaggio di testimone, insomma, dai. Complimenti a tutti e grazie. Bella serata, eh? Passata e volata. Sì, sì, questo è il cuore dei nostri territori, che quando c'è da scendere in campo c'è sempre. Ci siamo. Quindi no, davvero grazie, guarda, alle tante persone intervenute e a tutti loro, perché hanno regalato una bella serata a tutti noi. Che bello questo palco così pieno, veramente, veramente. Però, a uno e gli tocca vincere. Maremma Bona, chi sarà sto sfortunato che ora tutti si invideranno? Quindi allora, lo dico io o lo dici te? Dico io, lui premia. Primo classificato, Sensazione Movimento. Eccoli qua,
E allora avanzi la sensazione, vede, movimento, guadagni la prima fila, fila. Bravi, bravi, bravi veramente tutti. Allora non scappate, fate la foto. Allora, poi, allora, chi la prende la busta? Chi la prende la busta? Eccola qua. Allora qui mi raccomando che qui c'è un contenuto prezioso. Dilla, dilla pure. Noi si voleva dire che quello che abbiamo vinto volevamo ridarlo in beneficenza. E questo, è questo, dopo lo fai in modo privato con la nostra Vanessa. Allora, noi non, facciamo, non vi facciamo riesibire, non vi facciamo cantare, però vogliamo fare la maestra. No, eccola, eccola, eccola. Ridici il nome? Giulia Gentile. Giulia Gentile, questa persona così gentile ha sbancato, avete fatto veramente un'esibizione, avete fatto due esibizioni in una. Ora io ci siamo rincalcati un po', Vanessa vieni, Cosimo, la giuria, lascerei a voi il microfono. Allora salutiamo tutti, vi ringraziamo, pregherei Michael di mettere l'ultimo stacchetto che abbiamo preparato oggi, nel quale un ragazzo molto meglio di me, piccolo come loro, ci dirà che se faremo le cose insieme tutto andrà bene, e questa è una dimostrazione. Grazie Michael, e ci salutiamo con questo stacchetto. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon, three little birds were on my doorstep, singing sweet songs. Grazie, grazie a tutti, e appuntamento per la 10ª edizione
2025. Grazie al service, a tutti quelli che hanno dato una mano, al personale del Teatro Era, perché un evento ben riuscito è il frutto del lavoro di tutti. Buonanotte.